Immaginate una moneta, nuova, bella, appena coniata. Qualcuno l'ha appena persa nella confusione di un mercato e rimane lì fino al giorno dopo, calpestata dalla gente. Un povero mendicante, passando per quella strada, la vede e la raccoglie, le dà un morso per vedere se è autentica e poi si dirige verso una bancarella al mercato. E lì compra da mangiare. Il venditore incassa la moneta e la mette dentro una sacca. Tornando a casa in aperta campagna, viene aggredito da due malviventi che lo derubano, lo picchiano. Nella colluttazione, la sacca con le monete cade e tutte le monete si sparpagliano in giro. E la moneta che gli aveva dato quel povero uomo cade dentro un fossato. I banditi prendono quello che riescono e scappano. L'uomo viene soccorso, ma la moneta non viene notata e rimane lì, nel fango di un fosso. Di lì a pochi anni poi viene costruita una nuova strada e quella stradina di campagna viene dimenticata, non viene più percorsa. La moneta rimane lì, sotto poche dita di terra, finché il vomere, più di 1000 anni dopo, la tira fuori durante la aratura. Finalmente vede di nuovo la luce. Poi un contadino la raccoglie nei primi del Novecento e la ripone dentro una scatola che, piano piano, viene dimenticata. Il nipote, pochi anni dopo, trova la scatola nella soffitta, la apre e dentro vi trova la moneta. Preso dalla curiosità, la porta a far valutare, ma poi il buon senso prevale e decide di donarla al museo. Ed è lì che questa moneta sarà ammirata per il resto dei suoi giorni. Bentrovati a tutti, cari amici. Quella che avete appena sentito non è la storia di una moneta da 1 o da 2 euro, ma potrebbe anche essere la storia di una moneta imperiale romana. E anche se può sembrare difficile o impossibile, noi possiamo sapere tante altre cose di quella moneta, come semplicemente osservandola. Certo, la storia che vi abbiamo appena raccontato potrebbe essere possibile, sì, però ovviamente noi non sapremo mai a chi apparteneva quella moneta o a chi è appartenuta alle varie mani che l'hanno toccata. Però possiamo sapere quanti cibi avrebbe potuto comprare un uomo con quella moneta. Possiamo dire perché è stata coniata, oppure chi l'ha voluta fare coniare e in quale occasione. Vi chiederete com'è possibile dedurre tutto questo da una semplice moneta. Dunque, possiamo sapere tutto questo grazie a una materia affascinante, appassionante, che è la numismatica. In parole povere, lo studio delle monete. Quando noi abbiamo in mano una moneta, pensiamo semplicemente questa è una moneta. Ma se lo osserviamo con uno sguardo curioso e attento, un po' come se fossimo dei detective, una piccola e insignificante monetina potrebbe raccontarci un'infinità di cose. E chi studia numismatica, in pratica, fa questo, ovvero prende la moneta, la osserva, la indaga, si fa delle domande. Provate anche voi. Facciamo un esempio. Avete mai notato che le monete moderne hanno i bordi digrinati? Vi siete mai chiesti perché sono fatte così? Prendete una moneta da 1 euro. Vi siete mai chiesti perché è composta da 2 materiali differenti? Se guardiamo le monete antiche, possiamo notare che queste raccontano veri e propri momenti della storia. Osserviamo per esempio questa moneta, fatta emettere dall'imperatore Vespasiano nell'agosto del 70 d.C., a seguito della conquista della Giudea. Al dritto Vespasiano è rappresentato di profilo, mentre al rovescio esso è stante in piedi, alle spalle di una figura femminile distrutta, triste, che dovrebbe rappresentare la Giudea. Infatti, in leggenda, vi è scritto Judea Capta, la Giudea è conquistata. Molte volte potevano avere anche un valore simbolico. Infatti troviamo delle monete che hanno un foro passante per essere portate al collo come simboli protettivi oppure in memoria di eventi. Altre avevano un valore sentimentale. Ogni moneta, a modo suo, racconta una storia, un evento che può anche passare inosservato. Torniamo alla nostra moneta iniziale. Un numismatico potrebbe notare il segno dei denti sopra di essa. Come accade spesso anche oggi,
Allora le monete venivano contraffatte e per vedere se erano di oro vero oppure erano semplicemente in ottone, le mordevano, anche perché il valore di una moneta allora era corrispondente al materiale che era contenuto al suo interno, mentre oggi il valore nominale ha superato quella lì del valore del materiale stesso. Insomma, le notizie che potremmo raccontare su questa moneta, su due monete, sono infinite. Ci vorrebbero delle ore per raccontarle. Però, se ci pensate, ogni oggetto, come le monete, ha una storia da raccontare. Seppur piccolo che sia, nasconde segreti e misteri che valgono la pena di essere studiati, esplorati. E voi? Con che occhio guardate gli oggetti che adoperate ogni giorno? Vi chiedete mai perché sono fatti proprio in quel modo lì? O perché qualcuno li ha voluti in quel modo lì? Avete ancora qualche moneta dei nonni su in soffitta che vorreste tirare fuori? Pensateci. Noi intanto vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo a restare a casa. E domani, se avete voglia, di seguire la prossima iniezione di cultura.